E torniamo a parlare della vertenza OM Carrelli. La FIOM non firma l'accordo di dicembre e oggi spiega le sue motivazioni. Il servizio. Un accordo peggiorativo che renderebbe più difficile attirare investitori, perché sia i macchinari che i capannoni sono tornati alla Kion, perché non si può far cessare l'assemblea permanente dei lavoratori, perché vengono così meno le condizioni di reindustrializzazione dello stabilimento. Con queste motivazioni la FIOM spiega il nox aequo all'accordo raggiunto lo scorso 20 settembre tra Regione Puglia, FILM, UGL e azienda Kion, un'intesa che decide il futuro dell'OM Carrelli. Se la FIOM non firma l'accordo saltano, avvertito le parti, una minaccia considerata inaccettabile dalla CGIL, come spiega Pino Gesmundo. Oggi mi pare che da questo accordo non ci sia più sicuramente i macchinari, perché già non ci sono più all'interno della struttura, anche l'immobile, diciamo, viene lasciato nell'ultima parola sarà data, diciamo, all'azienda rispetto alla cessione di quell'immobile. Quindi noi vorremmo capire meglio e vorremmo che si apra un tavolo nel quale si interpreti e si dia, diciamo, una lettura precisa di quell'accordo. Intanto fra 2 giorni, il 16 gennaio, la vicenda OM torna nelle aule dei tribunali. La CGIL ha infatti denunciato la Kion per comportamenti antisindacali. Per noi questa è la battaglia, questa è la vertenza della CGIL e della FIOM sul territorio di Bari, che non riguarderà più solo i lavoratori della FIOM e dell'OM, ma riguarda, diciamo, i lavoratori di questo territorio che nell'ambito di questa crisi rischiano di non poter neppure poter protestare.